Ciao da Absim, la mia passione per le maglie da calcio è evidente, basta guardare un attimo alle mie spalle, però ogni tanto sento la necessità di aggiungere nuovi elementi per arricchire la collezione, perché sì, sono ormai diventato un collezionista. Non soltanto però le maglie delle nuove stagioni, le nuove maglie della Juventus di volta in volta, ma anche guardando al passato, al ritroso, per recuperare i pezzi mancanti. Sono infatti tifoso della Juventus da quando avevo circa 5 anni e sento dentro di me l'esigenza di avere almeno una maglia per ciascuna stagione calcistica dal 95-96 in avanti. Sto provando quindi pian piano a recuperare, ad inserire le maglie che non ho, però è chiaramente molto difficile fare questo perché le maglie che non hai acquistato quando dovevi acquistarle, chi te le vende? Dove le trovi? Sono fuori produzione, non ci sono più nei negozi. O almeno non ci sono in tutti i negozi. Ci sono infatti negozi per appassionati, per collezionisti e il mio negozio di riferimento, dove tra l'altro ho acquistato la maglia che indosso per questo unboxing, che vi ho già mostrato in un precedente unboxing appunto, è Classic Football Shirts. Su Classic Football Shirts trovate maglie vere, originali, vintage, ma anche recenti, semplicemente maglie del passato, maglie che non trovate più in vendita nei negozi tradizionali, che per soddisfare ogni vostra esigenza, ogni vostra voglia di collezionismo. Si trovano maglie di qualsiasi squadra, veramente di qualsiasi squadra, e c'è una ricchissima collezione della Juventus. Sono maglie in alcuni casi addirittura indossate dai calciatori in partita. Altre maglie che sono state portate in una partita, quindi lasciate in panchina, utilizzate insomma dai magazzinieri, pronte all'uso ma non utilizzate. Altre maglie sono state acquistate da tifosi come me, come voi, e poi messe in vendita da chi ha smesso di essere collezionista. Ma chi vuole essere collezionista può veramente trovare tutte le maglie che vuole. Allora io mi rivolgo a Classic Football Shirts quando posso per andare ad arricchire la mia personale collezione di maglie da calcio, in particolare di maglie della Juventus. Ho approfittato in questi scorsi giorni di uno sconto importante del 20% su tutta la collezione sul sito in occasione del loro tredicesimo compleanno, tredicesimo anno di vita di Classic Football Shirts, quindi nata iniziativa, diciamo, negozio nato nel 2006, 13 che tra l'altro è il mio numero preferito, quindi ho detto mi devo assolutamente catapultare in questa cosa. E allora eccomi qui con il pacco che vi andrò ad aprire per questo unboxing che riguarda, attenzione, più maglie, non vi dico quante, ma ci sono più maglie della storia abbastanza recente della Juventus. Non andiamo indietro di troppi anni, ma erano tre elementi che guardando questo mio muro di maglie percepivo come mancanti e come necessari. Non potevo non avere queste maglie e ho scelto i modelli, ma anche le personalizzazioni che hanno un significato particolare, legate quindi ad un giocatore simbolo di una determinata stagione, legate anche ad un torneo, in particolare la Champions League, che veramente non potevo non avere nel mio guardaroba, nella mia collezione. Allora andiamo ad aprire, si tratta di una confezione che si apre in maniera molto molto semplice, molto friendly, anche se farò difficoltà pure in questo caso, no, ci sono già praticamente riuscito. Ecco qui, allora, prima di andare ad estrarvi le maglie, vediamo in che ordine sono esattamente nell'ordine in cui avrei voluto mostrarvele, quindi non farò difficoltà. Intanto abbiamo la cartolina di Classic Football Shirts, ne ho già una perché appunto ho già fatto acquisti, che insomma è per raccomandare tutte le maglie che potete trovare andando sul sito classicfootballshirts.co.uk, trovate la collezione con tutte le maglie che vi possono interessare. Io sinceramente vi consiglio spassionatamente di farci un salto se siete dei collezionisti o quantomeno volete anche acquistare un solo cimelio, andate a dare un'occhiata perché trovate veramente di tutto, ovviamente non solo della Juventus, veramente anche maglie di nazionali, maglie internazionali, tutte le maglie immaginabili o quasi di Cristiano Ronaldo, anche con il Portogallo, anche Cristiano Ronaldo 17, ce n'è veramente per tutti i gusti. Ma andiamo ad estrarre quella che è la prima maglia che ho acquistato. Non vi ho detto ancora quante, ma vi ho detto che è più di una. Ah, però c'è anche qualcos'altro, c'è anche una figurina. Ah, una figurina vintage, sorpresa nelle sorprese, di Brian Rice, del Falkirk, centrocampista nato l'11 ottobre 1963. Una figurina vintage di un giocatore d'epoca che tra l'altro non conoscevo. Classic Football Shirts è uno store di Manchester, quindi chiaramente hanno questa vocazione british, anzi relativa al calcio inglese. Allora, adesso vado ad aprire, intanto vi faccio già vedere che questa maglia ha Scudetto e Coppa Italia. Ah, ma forse avete già capito. Ah, forse avete già capito di che si tratta. Avete capito?
la maglia di una stagione che non ho, o meglio, di questa stagione ho la maglia blu che vedete lì dietro. Dimenticai, non comprai questa qui. Tra l'altro la maglia blu qui dietro l'ho comprata il giorno della finale di Cardiff ed è stato qualcosa di veramente triste. Quindi devo rimediare evidentemente a questo. In che modo? In che modo pensate che io possa aver rimediato a questo? Acquistando esattamente la maglia della finale di Cardiff. Quindi sono praticamente pazzo. Qui abbiamo anche la carta chiaramente all'interno che andiamo a togliere. La maglia della finale di Cardiff che su Classic Football Shirts ho trovato con personalizzazione Champions in versione player. Quindi una maglia di un tessuto fantastico Adidas, migliore rispetto alla versione diciamo normale non player. Quindi la versione replica per tifosi, taglia S per quanto mi riguarda come taglia Adidas. Ma c'è una personalizzazione dietro questa maglia che è quella di Paolo Dybala. Paolo Dybala 21, non il migliore in campo nella finale di Cardiff, ma trovatemi il migliore in campo della Juventus nella finale del 2017 di UEFA Champions League. E vedete che ci sono anche le etichette, quindi sono riuscito a trovare, pensate, su Classic Football Shirts una maglia originale nuova, praticamente nuova, ma indossata ancora con le etichette Adidas. Infatti trovate all'interno anche questa, cioè, che vi mostra che praticamente è una maglia nuova, è una rimanenza di magazzino possiamo definire, ma è una maglia straordinaria che mi mancava sinceramente e desideravo nella mia collezione. Grazie a Classic Football Shirts, tra l'altro bellissima anche come vedete il vecchio logo. Questa è stata l'ultima partita, quella di Cardiff, con il vecchio logo. La particolarità è che è termo applicato, essendo la maglia appunto versione player. Questa la accantoniamo un attimo e andiamo a scartare la seconda maglia. Quindi ce ne sono almeno due e non sono solo due. Di questa maglia vi mostro solo questo particolare. Chi ha già indovinato, chi sa dirmi di cosa si tratta? È chiaramente una maglia abbastanza recente, una maglia bianconera ovviamente, quindi sempre prima maglia, e andiamo ad aprire per vedere di quale stagione si tratta. Ma vi mostro già la parte davanti. Ah, quindi siamo andati in questo caso su Nike, altra maglia nuova, altra maglia con etichette, sempre trovata su Classic Football Shirts. Quindi mai messa, dovrebbe esserci anche il cartellino da qualche parte, ma forse è altrove. Anche in questo caso abbiamo la patch Champions League, siamo su Nike Dry Fit, la maglia quindi, come potete vedere, della stagione pre-Berlino. La maglia della stagione pre-Berlino, quindi la maglia dell'ultima stagione con Antonio Conte in panchina, la maglia dei 102 punti. Questa maglia in realtà mi ricorda molto Nando Llorente, ma siccome io ho già la maglia di Llorente di quell'anno presa gialla, questa volta mi sono voluto affidare a qualcosa di assolutamente valido e valoroso. La maglia di Paul Pogba numero 6. Non ho maglie di Pogba. Perché ho deciso di prendere la maglia di Pogba? L'ho deciso di farlo quando ho capito che non sarebbe tornato alla Juve e che quindi non avrei avuto l'occasione, almeno a breve, di avere una maglia di Pogba nuova. Cioè di una nuova stagione, insomma, di Pogba alla Juventus. E quindi ho deciso di prendere un cimelio del passato. Maglia della stagione, quindi 2013-2014, poco prima dell'addio di Antonio Conte. Ed è una maglia che mi è sempre piaciuta, veramente mi è sempre piaciuta. Parliamo anche in questo caso, ecco, vedete, tessuto Nike Dry Fit. Bellissimo, tra l'altro un tessuto veramente, veramente fantastico. Si percepisce che è molto fresco. Ed è una maglia che probabilmente indosserò anche per giocare a calcetto. Mi mancava anche questa, ho raddoppiato anche quella stagione, mi manca in realtà la stagione successiva, quella di Berlino è l'unica stagione recente di cui a questo punto con continuità non ho nessuna maglia. Ma partendo da quale? Perché come potete vedere questa è la maglia della stagione 2012-2013, e quindi quale maglia mi manca secondo voi? E adesso andiamo ad aprire la terza e ultima maglia per l'appunto. E in questo momento sono veramente emozionato, perché parliamo di una maglia che penso ogni tifoso della mia, della vostra età, insomma almeno sui 20 anni attuali, vuole e deve necessariamente avere. Perché è la maglia che rappresenta la fine di una storia, la fine di un amore, o comunque l'esito di un amore veramente irripetibile tra un calciatore e la Juventus, un capitano, un simbolo, una bandiera.
E veramente ho grosso rammarico per non aver, ho sempre avuto grosso rammarico per non aver mai acquistato questa maglia, per non aver acquistato questa maglia all'epoca quando era in vendita e ho recuperato adesso. Ho recuperato, io vi mostro soltanto questo e voi avete già capito. Stiamo parlando della stagione del primo scudetto, la maglia della stagione 2011-2012, la maglia della nascita dell'Allianz Stadium, all'epoca Juventus Stadium. Ma siccome vi ho parlato di amore, siccome vi ho parlato di simbolo, siccome vi ho parlato di capitano e siccome vi ho parlato di bandiera, voi avete già capito che io vi sto parlando di un giocatore che oltre a questo fronte di maglia, dietro recava un'unica scritta, che è questa. Ah, finalmente ce l'ho, finalmente sei mia. L'ultima maglia di Alessandro Del Piero. Ah, questa è veramente una grande emozione. Questa è veramente una grande emozione. L'ultima maglia di Alessandro Del Piero, finalmente tra le mie mani. Grazie, grazie, grazie a Classic Football Shirts per averla tenuta da parte tutto questo tempo. Anche in questo caso parliamo di una maglia assolutamente nuova, mai messa, originale Nike. Come potete vedere, è presente anche la patch Authentic. E niente, è fantastica. E niente, è veramente qualcosa che mi mancava e che non potevo non avere. La maglia della stagione 2011-2012 del Piero 10. Fantastico. Adesso provo ad indossarle tutte e mi dite quale mi sta meglio. Paulo Dybala, stagione 2016-2017, Patch Champions League, versione Authentic, quindi player. Paul Pogba, stagione 2013-2014. Alessandro Del Piero, stagione 2011-2012. Ah. Con questa mi sento veramente bene. Si sente il profumo di tessuto nuovo, mai messo. Veramente è qualcosa di meraviglioso. Bene, adesso sono come un bimbo felice. È finito questo unboxing numero 10, non a caso. Non a caso il decimo unboxing di questo canale. E adesso mi godo le maglie. Ma dovrò trovare un po' di spazio. Non so dove metterle tutte. Credo che queste più vecchie, tra virgolette, le metterò da parte utilizzandole solo quando ce ne sarà bisogno. Magari anche per giocarci a calcetto. Anzi, soprattutto direi, il mio desiderio principale è proprio quello di poterle indossare. Ma questa qui di Del Piero credo che la conserverò gelosamente. Al riparo da qualsiasi agente atmosferico e anche dal sudore, perché è veramente qualcosa di unico e inimitabile che ha un valore veramente inestimabile dal punto di vista emotivo per quanto mi riguarda. Grazie per aver guardato questo unboxing, spero vi sia piaciuto. Spero avrete un salto su classicfootballshirts.co.uk per avere un'idea di quello che, di quante cose meravigliose potete acquistare a livello di maglie, storiche, maglie vintage. È veramente un mondo meraviglioso per gli appassionati, per i collezionisti. Chissà che magari non penserete di fare un acquisto che vi può sembrare un po' una follia, ma poi non ve ne pentirete. Ve lo assicuro che non ve ne pentirete perché si tratta di qualcosa che fa parte della nostra vita, della nostra storia. È un po' come rivivere momenti del passato. Grazie ancora per la vostra attenzione. Fatemi sapere nei commenti quale delle tre maglie vi risulta l'acquisto migliore che ho fatto in questo unboxing e quale mi sta meglio. Forse nessuna delle tre. Vi raccomando, come sempre, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i prossimi video. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!